riunire a breve tutte le forze politiche di maggioranza per determinare come incanalare e indirizzare la strategia politica del 2016 e di fine legislatura. E quanto emerso dalla conferenza di fine anno 2015 del Comune di Brindisi, in riferimento ai conti, il Comune avrebbe recuperato accertamenti TARSU per quasi 7 milioni di euro, di cui 2 milioni e 100 mila euro solo da Enel. Tante le grandi opere in corso di realizzazione che renderebbero Brindisi per il 2016 un cantiere aperto. Si va dal raccordo ferroviario tra Porto e Rete Nazionale delle Ferrovie dello Stato, dal costo di 40 milioni di euro, alla riqualificazione di strade e piazze comunali, passando per la bonifica della zona industriale e delle scuole. In campo ambientale, un argomento particolarmente a cuore del sindaco Gonzales, la conferma del no per il gasdotto. La nostra posizione è chiarissima, lo è stata in passato, lo è tuttora, nonostante delle prese di posizione giunte dal Presidente della Regione Puglia, la città di Brindisi ha detto no al gasdotto della TAP. Lo ha detto il Consiglio Comunale con voto unanime e il Sindaco ha il dovere di ribadire questo no che è espressione della volontà della città di Brindisi. I grandi eventi si sono concentrati nel giugno brindisino, un periodo importante strategicamente parlando per il turismo cittadino, confermato il Negro Amaro Wine Festival che ha però portato alla rottura del sindaco Gonzales con il consigliere Francesco Renna, un Negro Amaro Wine Festival che però dovrà subire delle opportune modifiche e per questo che è stato già previsto un incontro con Slow Food e Federalberghi per dare un aspetto diverso alla kermesse e sicuramente molto più elegante. Una serie di successi, insomma, quelli elencati dal sindaco Gonzales, che intende proseguire con la stessa linea amministrativa nei prossimi mesi. Ma sarà possibile lavorare con serenità considerando le problematiche che si trova ad affrontare a livello politico l'amministrazione del sindaco Gonzales, anche alla luce delle differenti conformazioni della sua maggioranza e della nota delegittimazione da parte del Partito Democratico regionale prima e locale dopo, sfociate più volte nella richiesta del presidente Emiliano dell'azzeramento della giunta. In queste situazioni gli antichi dicevano, io mi piace ricordare questa cosa, che proprio alle persone nei cui confronti non nutri una particolare simpatia, forse è il caso di dedicare qualche attenzione in più per evitare che qualcuno possa dire che tu abbia atteggiamenti strumentali nei confronti di questa popolazione che è quella di Brindisi. Del resto Michele Emiliano più volte detto, e lo ribadisce in ogni occasione, di essere innamorato della nostra città, che è la sua seconda città, io sono certo che favorirà ogni tipo di investimento e di ritorno nel territorio. A chi chiede notizie sul futuro degli assessori Luperti e Monetti, il primo cittadino risponde così. Non posso che augurarmi che il partito a livello locale abbia nel più breve tempo possibile una nuova classe dirigente che è frutto della precisa volontà degli iscritti del Partito Democratico. Detto questo, i consiglieri comunali del Partito Democratico hanno un atteggiamento di grande responsabilità e di questo non li ringrazia il sindaco di Brindisi, ma li ringrazia la città di Brindisi, perché chi voleva sbattere nelle mani di un commissario prefettizio questo ben di Dio di lavoro da fare e quello già fatto, purtroppo ha ricevuto una risposta di grande responsabilità da parte dei consiglieri comunali del Partito Democratico. Ma con quali numeri si mantiene in piedi oggi l'amministrazione comunale? Quando parliamo di questi problemi, delle maggioranze numeriche, io vorrei dire a chi si scandalizza delle maggioranze numeriche che il governo italiano si regge oggi su maggioranze numeriche, perché se non fosse per i voti di Forza Italia e di Verdini questo governo sarebbe già stato accantonato da tempo. E chi, anche come il mio amico a cui faccio i migliori auguri di grande successo, che è il mio amico segretario provinciale del Partito Democratico, Maurizio Bruno, che aveva messo in discussione la partecipazione alla giunta di una forza politica come il Nuovo Centrodestra, oggi ha una sola possibilità di evitare di tornare a casa alleandosi con il Nuovo Centrodestra e con i consiglieri del Nuovo Centrodestra. È comunque palese quanto sia ancora vivo del rancore nel sindaco di Brindisi contro una parte del Partito Democratico, in particolare nei confronti dell'ex segretario cittadino Antonio Elefante. C'è chi, consentitemi solo un riferimento, poi vi garantisco che non voglio farne altri, siamo anche a fine anno, non è il caso di fare polemiche. C'è chi continua, per esempio anche sui social network, a sbandierare comportamenti legati alla coerenza col Partito Democratico.
e che il nostro ex segretario cittadino del Partito Democratico, Antonio Elefante. Elefante professa fedeltà al Partito Democratico, professa fedeltà alle scelte del Partito Democratico, peraltro riportata questa posizione anche dal quotidiano nei giorni scorsi. Se questo è, voglio pensare che sia una grande bugia raccontata da Elefante, altrimenti dovrei pensare che i vertici regionali del Partito Democratico, il commissario del Partito Democratico, non avevano a cuore il mantenimento di 200 posti di lavoro della Multiservizi, atteso che Elefante non ha votato la delibera con cui è stata salvata la Multiservizi. Insomma, un anno ricco di progetti ed eventi, quello trascorso, ma travagliato dal punto di vista politico, con una maggioranza che potrebbe cadere sotto i colpi del segretario regionale e presidente della regione Michele Emiliano. Il 2016 per la giunta Gonzales sarà un anno tutto da vivere.